Rockweb Radio. Rockweb Radio. Not a lifestyle, just life. Ma vinciamo in partenza perché, come hai potuto vedere, noi siamo, prima che essere compagni di squadra, siamo amici fuori. Quindi tutte le esperienze belle che facciamo, che si condividono assieme, poi in campo si trasformano in sorrisi, e questo ci fa andare avanti. Ecco, allora io intanto vi dico che stavolta ho vinto io, quindi dovremmo avere in linea l'ospite Skype. Pronti? Pronto? Eccolo, ce l'abbiamo fatta. No, ci vorrebbe appunto l'effetto applauso qui, ma di quelli... Ci vorrebbe l'ovazione. Come? Ci vorrebbe un'ovazione. Esatto, un'ovazione. Ciao Davide. Ciao ragazzi. Intanto complimenti, perché insomma io sono anche... Oltre a fare il pirla il martedì, scusate il termine martedì, però... Oltre a fare il pirla martedì, sono anche il direttore di questa radio, quindi sono contento insomma che... Abbiate iniziato finalmente questa bellissima trasmissione, state andando fortissimo, siete bravissimi, nonostante tu, Giusy, abbia di fianco Danilo, ma siete veramente bravi, complimenti. Ecco, ok. Guarda, visto che mi vuoi così tanto male, però lo so che in realtà mi vuoi davvero tanto bene, Davidone, sì. Io ti voglio davvero ringraziare di cuore, sempre di più, per averci dato la possibilità di fare questa... Stupendo, no, sta leccando il programma. Culo, scherzo. Hai detto mulo? No. Ti volevo ringraziare per l'appunto, come ben sai, qui c'è anche il nostro allenatore Marco Acciai, che vi lascio subito il microfono per farti un saluto. Ciao, buonasera, ti ringrazio intanto per tutto quello che stai facendo anche per questi ragazzi, perché è sicuramente stata un'iniziativa che ha sorpreso anche me e sono rimasto colpito. Ti faccio i complimenti anche per tutta questa splendida radio che ho avuto il piacere di conoscere e sto cominciando ad ascoltare. Oh, vedi, siamo... Guarda, allora, una cosa, adesso faccio il serio, 5 minuti al giorno riesco ad esserlo. No, allora, i ragazzi veramente, abbiamo pensato questa cosa un po' di tempo fa. Loro ci hanno messo tantissima passione, tantissima volontà e l'hanno costruita in tutta loro praticamente. Qualche consiglio, qualche cosa anche per via delle distanze, ma hanno fatto tutto loro e hanno veramente creato una trasmissione veramente interessante, un prodotto veramente di qualità. Quindi i complimenti vanno a loro. In questo giro di complimenti veramente li giro tutti a Giusy e anche a Danilo, perché veramente sono stati veramente dei grandi. Quindi gli va dato atto. Grazie mille. Chiaramente c'è ancora da migliorare, insomma, vorrei renderlo ancora più carino come programma, però insomma ci lavoriamo. Comunque siamo ancora alla terza puntata, quindi direi che sì, insomma, appena ti trovo un partner diverso da Danilo vedrai che fai un salto di qualità. No, scherzo Dani, ci mancherebbe. Poi ricordati sempre che non ripeterò quello che ho detto ieri sera, ma tu hai un compito importante. Non... nemmeno ascoltando, ecco. Ho ceduto le mie cuffie a Marco. Ecco. No, tu hai un compito importante, non lo ripeto, perché ieri sera è stato giù pesante, però tu hai un compito importante, quindi è giusto che ma ci sia. Ma visto che siamo, diciamo qual è il importante, qual è questo compito? Posso dire, allenatore, guardi, io sono fatto così, no, perché allora, le mazze da baseball vanno testate, giusto? Giusto. Allenatore, mi conferma? Confermo. Devono avere un diametro particolare. Certamente. Esatto. E quindi Danilo si occupa proprio di calibrarle a modo suo, in modo molto naturale, e praticamente insomma è lui che testa tutte queste mazze. Quindi insomma va dato atto a Danilo. Complimenti Danilo, veramente, perché fai un lavoro. Sì, io confermo, è un test a mazze incredibile, bravissimo nel suo lavoro. Esatto. Poi se corre ogni tanto in bagno, insomma possiamo anche capire per quale motivo, insomma, perché la strada è spianata. Comunque. Allora, io direi però di parlare di un po' di musica, perché c'è qualcosa che ti riguarda domani sera, Davide? Oh, no. È vero, domani sera, insomma, se, per chi è di Milano, o come Giusy non è di Milano ma c'è qua spesso, insomma, io esatto, domani sera, però vabbè. Sì, domani ti dividerai, perché sarai alle 8:30 al release party dei grandissimi tuoi amici, i tuoi cocchi, la Kuna Koi, giusto? Sì. E poi dopo, insomma, verrai, perché devi venire al Legend, che sono, insomma, pochi chilometri che si separano, perché io e Valentina Rossini, che è la mia
dolce metà artistica, saremo sul palco del Legend, insomma, per rovinare il concerto ai Lumsdon. Quindi quello che sto facendo con Danilo, che lo sto massacrando, lo farò con i Lumsdon. Questo, ecco, io verrei solo per la Vale, sappilo, non per te. Beh, tra l'altro salutiamo la Vale. Anche ciao Vale, ti mando un grossissimo abbraccio, guarda. Esatto, anche lei testa le mazze. Comunque, vabbè. Vabbè, sì, cioè, potrebbe entrare a far parte della nostra squadra, volendo, sì, come tecnico. Vabbè, stiamo trascendendo, ed è anche colpa mia, quindi direi di fermarli, perché non è martedì, non è rock di sera, non è... è la vostra trasmissione, e lo ripeto, adesso voglio fare di nuovo il serio, veramente complimenti ragazzi, complimenti per quello che fate sul campo. Io vi avevo suggerito una... parlo sempre con l'allenatore perché mi sembra il più serio. Ecco, sì, il passaggio qui di attrezzatura, siamo un po', come dire, scarni in attrezzatura. Ma qui, sono operativo. Ecco. Perfetto. E che io avevo coniato per i ragazzi uno slogan, ok, quando mi hanno parlato del loro sport, che per dire a tutto il pubblico, perché insomma ci stanno seguendo tutti in questo momento, tantissime persone, è quello di venite a vederci voi che potete. E secondo me è un bello slogan, non so. È un ottimo slogan, esatto. È veramente, hai centrato il punto, sicuramente è un anche ottimo perché, invito. Come dicevo prima, non è uno sport noioso, quindi comunque anche per chi non è del settore, diciamo così, non si annoia di sicuro, ecco, è bello da vedere anche da fuori. Esatto, perché ricordiamo che comunque anche Danilo, per esempio, lì gioca, non parla, quindi è anche bello andare a vedere. Giusto. Esatto, per una volta riusciamo a tenerlo zitto. Oddio, insomma, in difesa mica tanto, però insomma, vabbè. No, scusa, un messaggio per Danilo. Tanto non sente, non ha le cuffie. Vabbè. Esatto, bravo. Sentito lo stesso, Davide. Bene, sono contento. Allora, ricordiamo quindi che Davide, insieme a Valentina Rossini, conducono Rock di Sera il martedì dalle 21.30 in poi, programma di solo rock italiano. Esatto, insomma ci sono anche altri programmi. Guarda, se vi piace questa radio, il lunedì c'è il blues con Flavian Blues, mentre invece mercoledì insomma c'è un programma un po' generalistico sulla musica, ogni tanto fa Emergente, ogni tanto fa la grande storia del rock con Gianluca Merlin direttamente da Verona. Siamo una radio che ha sedi a Firenze, Verona, Vigevano, sì, Milano, ovunque. Ecco, mi hai anticipato sui programmi, quindi grazie mille. Scusa, mi sa che io rubo il lavoro. No, va benissimo, sì, va benissimo. Tranne Danilo, allora, perché il test delle mazze lo lascia lui, cioè quello ecco. Allora, io direi di... l'abbiamo nominati poco fa, quindi vi ricordo di andare a vederli al Legend domani sera, nella serata, una delle serate Rockin Park, e ce li ascoltiamo, Lumsdon con Grace. Grazie Davide. Ciao a tutti. Grazie mille. Ciao Davide. Ciao. Ciao.